partiti per l'avventura mondiale gli azzurri del ciclocross. Tre dilettanti e due juniores, i nomi Daniele Pontoni, Damiano Grego, Gabriele Biliato, Davis Biliato e Michele Zanella. Questi sono i cinque veneti partiti oggi dalla stazione di Padova alla volta del mondiale di ciclocross che si terrà sabato e domenica a Gieten in Olanda. Cinque atleti che portano alti gli onori dei gruppi sportivi Zalf Fior, Silvellese Selle Italia e dell'Unione Ciclistica Vittorio Veneto e non solo. Il Veneto è infatti la regione più presente nella rappresentativa italiana. Per Grego, Pontoni e Biliato in particolare il mondiale non è certo un debutto. L'emozione tuttavia è molto forte. Damiano Grego, ormai questo è il tuo ottavo mondiale, l'emozione c'è sempre però? Sì, però è sempre come il primo, speriamo di far bene e fare una gara abbastanza bella. Speriamo che noi delle nazionali italiane dilettanti ci comportiamo meglio dell'anno scorso. Io, da parte mia, è l'ottavo mondiale e spero che due sono andati nei primi dieci e spero che sia che quest'anno almeno nei primi dieci. Me lo auguro veramente e speriamo che vada tutto bene. Come vi siete preparati? Ma siamo preparati nel migliore dei modi, sperando di fare un buon piazzamento sia a livello individuale che come squadra. Ecco, partecipare al mondiale è sempre una bella emozione, soprattutto cosa ti aspetti? Ma arrivare al mondiale si va là sempre con quella di fare bene. Noi partiamo con questa intenzione e poi sabato si vedrà. I nostri cinque atleti, accompagnati dal coordinatore veneto della Federazione Italiana Ciclismo, Armando Zamproni, hanno viaggiato fino a Milano, dove hanno incontrato gli altri compagni di questa grande avventura mondiale. Sabato e domenica, dunque, le gare. In bocca al lupo.